Mito Settembre Musica e il Teatro Carcano, questa sera vi offrono qualcosa di speciale. Roberto Vecchione in una veste insolita. Uno spettacolo cantato, recitato e raccontato. Buona serata. Questo mito è un tema che è come si fa a essere padri, come si fa a essere figli, perché poi non si sa, le risposte sono tante, naturalmente. Tra il serio, il faceto, l'allegro. Tutto quello che volevi, giusto o sbagliato lo prendevi, senza pensarci su un minuto. E poi non obbedivi mai e combinavi sempre guai. È stata una serata intensa, Vecchioni sa sempre comunicare delle grandi emozioni e quindi quando ci si siede lì e si sta ad ascoltarlo è veramente come se ci si leggesse un po' dentro. Bimbo, bimbo mio, bimbo, bimbo mio. Che strano sogno voltarsi intorno e non vederti più. Questa sera è stata sicuramente l'occasione per riascoltare con un significato nuovo alcune canzoni. Grazie ai racconti della vita personale di Roberto Vecchioni. Quel cane che è stato con me per tutte le canzoni, per tutte le composizioni, perché ci nascondevamo io e lui andavamo a comporre e lui diceva sì va bene, no non va bene, era lui a dirlo, perché se se ne andava via scodinzolando era una cosa, se ne andava via incazzato era un'altra. È un modo diverso di cantare, almeno racconti che come nascono le canzoni, che non sono filastrocche o musichette buttate là, assolutamente no, hanno una storia, un incontro, un inizio, una fine, anche loro dei papà e delle mamme. Pietro diceva, siccome tu, e si rivolgeva a mia madre, non mi lasci mai bere a casa, giuro che è vero. Da tanto tempo che secondo me in Italia non c'è, la possibilità di avere un contesto dove si può raccontare una vita vissuta che, dalla quale poi deriva, diciamo, delle parole che possono trasformarsi, ci può essere una musica di accompagnamento oppure può essere solo parole e poesia pura. Per non farmi soffrire. Grande saluto al Festival da Roberto Vecchioni. A presto.